Natale con i fiocchi, e questo è il nome dell'iniziativa intrapresa da alcuni giovani loretesi per animare il paese in questi giorni prenatalizi. Tante le iniziative che prendono vita qui in Piazza Garibaldi. C'è un mercatino natalizio con diversi stand che propongono prodotti tipici della tradizione abruzzese e prodotti artigianali. Ad animare le vie del paese anche un'organizzatissima animazione per far vivere la magia del Natale ai più piccolini. E noi abbiamo l'onore di avere qui con noi Babbo Natale in persona, al quale chiediamo cosa si prova ad essere Babbo Natale per i più piccolini. Beh, è veramente una grandissima emozione, perché i bambini sono il nostro futuro, quindi a me mi rendono felice. A me piace tanto e aspetto ogni anno il Natale con la speranza di tornare e salutarli tutti e dargli tante caramelle. Maria Amicone è la titolare della gioielleria Amicone di Loreto a Prutino e insieme ai ragazzi di Loreto ha organizzato questa manifestazione organizzata dai commercianti. Maria, com'è stato organizzare questa splendida manifestazione? Guarda, quest'anno abbiamo cercato di fare meglio rispetto alle altre volte, abbiamo preso più casette, infatti ne sono 23, abbiamo invitato anche commercianti esterni, non siamo soltanto noi del paese. E abbiamo coinvolto un po' tutti. Penso che abbiamo raccolto addirittura i soldi per le luci che vedete illuminate. Siamo stati, devo dire, anzi, i ragazzi che hanno organizzato sono stati molto bravi, perché sai, non è facile comunque prevedere il tutto, cioè sistemare un evento comunque insomma importante. Abbiamo cercato un po' di movimentare e rivitalizzare questo paese che insomma è un pochino lasciato andare, diciamo. Di commercianti purtroppo non siamo tantissimi, però devo dire che quest'anno tutti quanti si sono sentiti comunque coinvolti. È stato veramente molto bello, non facile all'inizio, però devo dire che le cose mi sembra che stiano andando molto bene. Parliamo dell'iniziativa proprio intrapresa per le luminarie. Spieghiamo bene questa cosa, com'è andata? Guarda, io ho sempre detto autotassiamoci per cercare di mettere queste luminarie, perché non è Natale se non ci sono le luci, se non c'è un po' di musica. E devo dire che poi è stata brava Valeria Giovanetti, che ha preso questa iniziativa e è andata in giro, e devo dire che ha raccolto subito qua tutti i consensi da parte, insomma, di tutti quanti. E addirittura mi dicevano che hanno superato la cifra che bisognava così raccogliere. Quindi è stato molto bello, guarda, siamo contenti, perlomeno credo adesso. Assolutamente sì, poi in questo senso Loreto ha dimostrato di essere un paese vivo, cioè forse quello che manca è un po' una coordinazione. Sì, forse sì, sai, non è facile, adesso questo è il primo anno che facciamo, ripeto, un po' le cose meglio, perché siamo anche, come dire, non pronti a tutto, perché le cose sono tante in effetti a cui pensare, però spero che, ecco, vada tutto per il meglio, insomma. I presupposti ci sono. Sì, sì. Devo dire che io dico sempre che bisogna coinvolgere tutti. Io pensavo, ho detto, facciamo anche un piccolo percorso all'interno, al centro storico, piccolino, facciamo una casetta di Babbo Natale, perché poi le persone si sentono coinvolte, comunque partecipano, io penso sempre così. Speriamo di poterlo fare l'anno prossimo, insomma. Assolutamente sì, lo faremo l'anno prossimo, il presepe nel centro storico. Ecco, speriamo. Siamo in compagnia di Valeria Giovanetti, che è l'ideatrice
dell'adottare una luminaria. Valeria, spieghiamo un po' questa iniziativa. Questa iniziativa è nata un po' così per gioco. Io sono l'amministratrice del gruppo Facebook di Loreto Abrutino. Sondando un po' tra i membri del gruppo, avevamo visto che c'era un po' di malcontento per il fatto che quest'anno a Loreto non avesse il luminare. E allora ho buttato questa idea di fare questa colletta fra i cittadini e i commercianti per vedere se si riusciva a raccogliere una piccola somma per poter appunto mettere queste illuminazioni. Ho visto che comunque la popolazione aveva risposto bene, aveva dato il suo consenso a dar vita a questa iniziativa e abbiamo semplicemente messo dei salvadanai presso i principali esercizi commerciali, abbiamo chiesto un piccolo contributo appunto ai commercianti e poi ho lanciato questa iniziativa, adotto una luminaria nella quale qualsiasi privato o associazione avesse voluto appunto finanziare l'intero importo di una luminaria poteva farlo e diciamo che la popolazione ha risposto bene e quindi siamo riusciti a fare tutto questo. Un Natale illuminato per i nostri bambini. Sì, soprattutto per loro, ma anche per noi, perché con questi tempi diciamo che è una cosa bella avere un Natale insomma un po' magico. Siamo in compagnia di un Babbo Natale itinerante. Babbo Natale, con questa carrozza, che cosa proponi ai piccoli bambini? Un giro turistico in giorno al paese. Ma non solo ai bambini, vediamo che i partecipanti sono anche più grandi. Anche i grandi per un divertimento, diciamo, piacevole. Babbo Natale è pronto a partire, noi gli daremo il via. Pronti? Partenza? Via! Insieme a noi c'è Deborah Pasqualone, titolare del nido dell'agenzia di animazione Brucomela. Deborah, quali sono le iniziative che avete intrapreso per animare queste giornate per i più piccolini? Io mi sono occupata soprattutto di trucca bimbi e palloncine per rendere più piacevole questa festività per i bambini. Ecco, li abbiamo qui vicino, vedo che ti acclamano con molta gioia. Sì, diciamo che bene o male mi conoscono quasi tutti e sono felici per questa piccola cosa che faccio per loro. Roberto Carota è l'organizzatore, l'ideatore di questa manifestazione. Roberto, ne vogliamo parlare? Praticamente il mercatino di Natale nasce dall'idea di 5 giovani di organizzare qualcosa di importante per il Natale a Loreto Abrutino. La valenza di questa iniziativa è soprattutto per valorizzare i prodotti tipici del territorio, non solo di Loreto Abrutino ma di tutto il pescarese, perché troviamo salumi di Carpineto della Nora, formaggi di Loreto e del circondario. Quindi è un'iniziativa volta oltre a far rivivere il paese per alcuni giorni, anche se ne sono solo 3, bisognerebbe allargare l'iniziativa a qualche giorno in più l'anno prossimo. Vogliamo insomma cercare di promuovere il territorio tramite questa iniziativa. La manifestazione prevede un'ampia animazione per i bambini con il Babbo Natale, abbiamo avuto anche quest'anno la collaborazione della Croce Rossa e speriamo di replicare negli anni successivi con sempre più partecipazione anche degli enti e delle associazioni del territorio. It's not like Christmas at all.
E queste splendide mascotte si occupano dell'animazione per i più piccolini. Siamo in compagnia di Martina Schiavone, titolare dell'agenzia No Marti No Party. Martina, che cosa hai organizzato per i più piccolini in questi giorni di festa? Allora, siamo presenti qui a Loreto in questi 3 giorni con le mie mascotte che vanno in giro a farsi un po' di foto con i bambini a cercare di renderli un pochino felici. E poi il pomeriggio invece siamo con lo zucchero filato, i popcorn, i palloncini, i trucchi, facciamo un po' di tutto. Cerchiamo di far divertire i bambini perché il Natale più che altro è loro. Come rispondono i bambini a questa iniziativa? I bambini di Loreto come sono? Benissimo, rispondono benissimo, sono stati tantissimi. Minni, Topolino, Hello Kitty, Babbo Natale e poi c'è anche Babbo Natale che sta in giro a dare le caramelle ai bambini. Martina, e le nataline? Ci sono anche loro. Le volevo ringraziare pubblicamente, Sara Di Martino e Sonia Grande, che mi stanno dando una grande mano per la realizzazione di questa festa. Ma chi sono queste nataline e cosa fanno nello specifico? Allora, sono delle pazze, sono sempre Sara e Sonia che mi aiutano, mi danno una mano con le caramelle per i bambini, lo zucchero filato, i popcorn. Cerchiamo di farli divertire come possiamo, speriamo di riuscirci. Tra le tante iniziative che prendono vita qui in Piazza Garibaldi, anche un'importante iniziativa dedicata alla solidarietà, organizzata dall'Arciconfraternita Madonna della Pietà e Sacromonte dei Morti, in collaborazione con le parrocchie di Loreto Prutino. E qui insieme a noi abbiamo il priore dell'Arciconfraternita, Andrew Evangelista. Parliamo un po' di questa bellissima iniziativa. Abbiamo pensato di fare questa raccolta più per le famiglie bisognose a Loreto, che ne sono tante. Andrew, com'è possibile dare il proprio contributo per questa iniziativa? Allora, prima di tutto, tutti coloro che vogliono partecipare, sabato prossimo in tutti i supermercati alimentari e market di Loreto Prutino che espongono questo avviso possono fare un acquisto in più per le famiglie bisognose locali. Ripeto, solo esclusivamente va tutto per le famiglie locali. Quindi, come si dice, chi fa il Natale siamo più buoni, sforzo anche i nostri compaesani per far fare un buon Natale anche a chi non può. Non solo solidarietà, valorizzazione dei prodotti tipici, ma anche tante iniziative che volgono alla riqualificazione del centro storico di Loreto Prutino. Insieme a noi c'è Elisa Costante. Elisa, vogliamo saperne di più di questa iniziativa. Oggi qui in Piazza Garibaldi c'è una raccolta firme che volge proprio a dare, come dire, un contributo per la riqualificazione del centro storico. Ecco, spieghiamo un po' ai nostri telespettatori questa cosa. Esatto, questa cosa nasce dal fatto che il centro storico è stato completamente abbandonato. Da quando c'è stato il terremoto, la zona del comune è stato spostato e lì la zona è stata abbandonata completamente, anche cioè, il punto di incontro dei cittadini è stato proprio abbandonato e lasciato così a se stesso. E sono intervenuti atti di vandalismo, oltre che l'incuria del tempo, e noi non vogliamo vedere il nostro paese così. Loreto Prutino è uno dei centri storici più belli d'Italia, noi abbiamo un patrimonio non indifferente da salvaguardare ed è giusto salvaguardarlo, e se le amministrazioni non ci pensano allora il cittadino dovrebbe sensibilizzarsi veramente per pensarci. Assolutamente sì, tra l'altro intervistando anche gli altri commercianti c'è un'iniziativa che molto probabilmente potrà essere realizzata l'anno prossimo, cioè quella di realizzare un presepe vivente proprio nel centro storico, però prima di fare questo ovviamente si necessita di una riqualificazione. Certo, assolutamente sì, anche perché il nostro paese è proprio chiamato il presepe, quindi è come un presepe, che scenografia meglio di quella potrebbe rappresentarlo? La sensibilizzazione parte anche già dai bambini, infatti noi sappiamo che i bambini di Via Roma hanno fatto un cortometraggio che si chiama L'Ifundicil, parla della fontana che abbiamo, la nostra fontana storica che è stata abbandonata e adesso in degrado, e i bambini vorrebbero che sia riqualificata anche quello, e cioè la sensibilizzazione nasce da bambini, per cui
perché non lottare per questo? Assolutamente sì, poi in questo caso vorrei ricordare anche a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo dell'iniziativa intrapresa quest'estate dai giovani che hanno organizzato Centro per Centro Storico, dove Fonte Grande, con veramente pochissime cose, è stata riqualificata ed era stupenda. Sei d'accordo, Elisa? Sì, assolutamente sì, era bellissima. Tutto il centro storico era bellissimo. Le persone che sono venute a vederlo ci hanno elogiato per questo, ma il merito va a questi ragazzi che si sono corciati le maniche e ha dato una ripulita soltanto. Se invece si facessero opere veramente di aggiustamento, immaginiamo quanto sarebbe meraviglioso. Anche perché il paese ha dimostrato di essere recettivo a contribuire per iniziative che in qualche modo riqualificano e danno importanza a questo paese. Basta vedere anche la manifestazione di oggi, Natali con i fiocchi, in qualche modo ha unito tutti, commercianti, privati. Non solo la manifestazione, gli addobbi, le luci sono opera dei cittadini che si sono uniti per dare un contributo e avere le luci per tutto il paese, perché Natale senza le luci non sarebbe stato Natale. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero. E con questo clima di festa e positività chiudiamo questo speciale dedicato al Natale e auguriamo a tutti voi buone feste!